Io ho aspettato fino adesso e mi sa tanto che non arriverà più la verità. Cioè io ormai non ci credo più. Non ci credo sia che venga ritrovato e che sia che qualcuno possa dire qualcosa. Niente. Però questa sera pare ci sia comunque un po' di persone, familiari di altre persone scomparse, quindi per la prima volta c'è comunque una presa di coscienza, secondo lei, come la vede? Io non lo so, sinceramente, perché certo, la perdita di una persona, di un figlio, è una cosa tragica. Io non l'auguro a nessuno, cioè non l'auguro nemmeno al mio peggior nemico, che non ce l'ho tra gli altri, credo, di nemici. È una cosa che non si può descrivere. Io ora, in questo momento, comunque sto provando un po' di rabbia. Rabbia. Lui ha scritto un paio di lettere nelle Sì. quali lascia intendere che sa bene la Sì. situazione. Ma sì, perché la mamma è così, io sono la mamma. Le mamme sono così, le mamme sono in anticipo le cose, non so perché succede questo, ma è così. Io le sento le cose, cioè uno non può nemmeno crederci, non lo so, però a me capita di sentire le cose in anticipo. Adesso è pessimista. Certo che lo sono pessimista, lo sono stata dal primo giorno, perché me lo sentivo, come dicevo l'altra volta, perché io Francesco lo vedevo molto, molto giù, molto triste. Quindi non lo so, ho avuto sempre questa impressione, non lo Le so. indagini però stanno andando Che io non so più niente, a me non mi hanno detto più niente. Io sono, dal giorno in cui sono stata interrogata la settimana scorsa, non ho avuto più notizie, non si fanno sentire. Io non chiamo perché credo che se non chiamano vuol dire che notizie non ce ne sono. Non lo so, non so. avanti. Ma penso che adesso.